Sedersi intorno a un tavolo ed iniziare comunque sia a rendersi conto di avere diversi denominatori comuni, il fattore generazionale, la stessa appartenenza a un territorio. Far parte di realtà produttive. Formare una nuova rete che riunisca avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti, piccola e media impresa, costruttori, industriali e commercianti. Nasce con questo obiettivo la consulta dei giovani imprenditori e professionisti di Roma e del Lazio, presentata questa mattina presso la Camera di Commercio di Roma dai gruppi giovanili delle associazioni che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa. Ci confronteremo e cercheremo di raggiungere gli obiettivi che sono spesso comuni. Troppo spesso noi andiamo divisi, oggi c'è Confcommercio, Confindustria, Federlazio, i giovani professionisti, tutti allo stesso tavolo. Speriamo che dopo oggi ci sarà un momento con cadenza, mi auguro mensile, dove ci potremo confrontare. Solo attraverso questo confronto i giovani potranno ottenere lo spazio che meritano. In un paese dove essere giovani costituisce spesso un ostacolo per professionisti e imprenditori, le nuove generazioni hanno voluto oggi porre la prima pietra per la creazione di una rete capace di guardare oltre l'orizzonte delle singole associazioni, per agire in sinergia, condividendo iniziative e programmi, ottimizzando gli sforzi e realizzando progetti di interesse comune. Essere giovani in questo paese sembra quasi essere un minus invece che un plus. In realtà per noi essere giovani è un valore in più, non deve essere un demerito. Il nostro primo obiettivo sarà cercare di fare una prima assemblea generale dei giovani di Roma e provincia, in cui poi poter presentare in maniera ufficiale quelle che saranno le nostre proposte.